Cristina Salvatore è oggi a Termoli per presentare il secondo libro, Jane torna a casa, che racchiude comunque un messaggio fortissimo per le donne. Può spiegarcelo? Allora, l'idea è quella di dare valore e risalto alla potenza dell'amicizia femminile. Infatti è una storia quasi tutta al femminile, dove queste cinque amiche, superati i 40 anni, si trovano diciamo ad avere a che fare con la stessa, come ho scritto sul libro, identica sfortuna cosmica, la fine di una relazione, che non è la fine di una relazione in sé, ma la fine di un progetto di vita che avrebbe dovuto portare alla realizzazione della persona, della donna, quindi matrimoni, figli, quello che diciamo si immagina una donna qualunque superata la soglia dei 40 anni. Non è così. Le protagoniste si troveranno a fare i conti con la fine di una relazione. Decidono di superarla insieme, partire per questa vacanza a New York e scopriranno che si può vivere anche senza avere dei figli, senza sposarsi, senza appoggiarsi ad un uomo. Un messaggio appunto fortissimo nei confronti delle donne che purtroppo molto spesso si sottovalutano e anzi non riescono nemmeno ad uscire da una relazione che magari può essere lesiva per loro. Assolutamente. Nel libro c'è la protagonista che diciamo è quella più colpita da questa dipendenza affettiva invalidante, cioè quel non sentirsi mai abbastanza, quell'accettare anche un rapporto mediocre pur di avere qualcuno accanto. E proprio per questo mi è stato veramente anche un po' catartico raccontarlo. Alla fine verrà fuori una Jane diversa, più consapevole. C'è qualcosa di autobiografico, uno spunto da qualcuno che la circonda? No, non c'è qualcosa di autobiografico e sì, c'è qualcosa di autobiografico, nel senso che quando si parla di queste tematiche, quindi si parla di tristezza, di felicità, di cambiamenti, di lotta interiore, si parla di tutti. Parlo di me, ma parlo di tutte quelle donne che hanno passato, se hanno vissuto qualcosa di simile.